Credit Management Collection Awards, siamo a premiare le eccellenze, Karen. Certamente. Di che settore? Andiamo subito a leggere. Migliore agenzia di investigazione privata sul credito. Leggiamo le quattro eccellenze. BD Business Defense, Keope Risk Management, Crediti e Finanza Business Information, Servizisicuri.com. La motivazione che hanno redatto i giurati? I dettagli fanno la differenza. E perciò, per la personalizzazione dei servizi erogati e per la grandissima professionalità, per la capacità di ritagliare su misura di ogni cliente il report perfetto, accurato, preciso e veloce. Il vincitore è... Crediti e Finanza Business Information. Complimenti a Crediti e Finanza e passo la parola a Karen, che ha realizzato una breve intervista con un esponente di Crediti e Finanza. Benvenuto Cosimo Panareo, legale rappresentante di Crediti e Finanza Business Information, vincitori del premio Agenzia di Investigazione Privata sul Credito. Ti chiediamo che cosa significa per voi e per te questo premio. Sì, ti ringrazio, ben trovato a te intanto Karen. Prima di rispondere alla tua domanda, mi permetto di puntualizzare giusto due cose. Una è quella che avrei dovuto fare questa intervista con grande piacere insieme al mio collega, che purtroppo per un imprevisto dell'ultimo momento non è potuto essere qui con noi. Mi riferisco a Filippo Santoro, prima che essere mio collega e socio è un grande amico, insomma, quasi dall'infanzia. E un po' mi manca, insomma, in questo momento. Spero che ce ne siano altre occasioni di questo tipo, visto che per me è in assoluto la prima, tra l'altro, per poter condividere con lui momenti piacevoli, insomma. Lui del resto 30 anni fa iniziava, insomma, l'esperienza di questa azienda quando io facevo professionalmente altro. Questa è la prima cosa. L'altra cosa è che mi manca anche la possibilità di vivere la gioia di questo riconoscimento con voi, insomma, così come era previsto, come pensavamo di fare già l'anno scorso, se non ricordo male, no? Anche perché sono occasioni che uniscono, al di là degli aspetti professionali, dal punto di vista umano, tutti quanti noi, e ce n'è bisogno, insomma, in questo momento poi non ne parliamo. Quindi era importante per me fare questa premessa, e la risposta che devo dare alla tua domanda è senz'altro, beh, un po' già l'ho detto poco fa, siamo davvero contenti, onorati, felici di aver ottenuto questo risultato, e quindi significa emozione. Emozione pura, e quando c'è emozione tutto quello che si fa raggiunge sempre dei risultati che sono gradevoli e graditi. E, oltre che l'emozione, chiaramente questo premio ci carica di ulteriori stimoli per continuare a fare quello che Filippo fa da 30 anni. Io da quando ho il piacere e l'onore di stare accanto a lui, e anche di responsabilità, se vuoi, perché da sempre la nostra attitudine principale è proprio in linea con quello che avete dichiarato nel riconoscerci il premio, no? La personalizzazione, la qualità, la ricerca dell'eccellenza legata ai bisogni delle controparti che amiamo, proprio dico amiamo assistere, insomma, col cuore. Quindi proprio ad epitaffio di quello che noi vogliamo raggiungere è giunto il vostro riconoscimento, il vostro di Great News, e vi ringraziamo, come quello della giuria, insomma, che vi ha assistito. Quindi grande significato, senz'altro, grazie davvero. Grazie per queste bellissime parole. Allora, guardiamo un po' al futuro. Dici un po' che cosa vedete voi di Crediti e Finanza nei prossimi tempi, quali sono anche magari i vostri progetti. Sì, certo.
Il futuro metto in un secondo momento dirti cosa penso del futuro e dei nostri progetti che abbiamo, chiaramente conserviamo. Voi ci avete stimolato ad averne altri, peraltro, quindi, oppure a perseguire ancora più ardentemente quelli che avevamo già in canna. Il futuro in questo momento in generale dell'umanità è un futuro che spesso si vede anche in maniera molto catastrofica. Poi noi italiani che siamo splendidi in tante cose nel tempo, voglio dire, non è una cosa odierna, spesso siamo troppo abili ad essere catastrofici di norma, no? Sicuramente il momento è quello che è. Ogni giorno registriamo anche vicino a noi ormai, no? Purtroppo brutti eventi. Parlare di centinaia di migliaia di morti significa parlare di un conflitto quasi, no? Di una guerra. Molti comparano questo momento ad una guerra, però, come dico, ripeto più volte, noi italiani siamo capaci di fare questo. Dobbiamo invece concentrarci su qualcosa di positivo, di reattivo. Dobbiamo cominciare ad avere il gusto del futuro e pensarlo in positivo. Dovremmo venire fuori da questa situazione e lo faremo soltanto se saremo sempre più convinti delle nostre capacità e se utilizzeremo il realismo e l'ottimismo, insomma, nel nostro pensare. Nel nostro settore ovviamente abbraccia un po' tutte le componenti economico-finanziarie. Noi ci occupiamo di crediti, di investigazioni approfondite nel mondo dei crediti che ovviamente derivano da aspetti economici oltre che finanziari. E in questo momento i numeri non ci aiutano chiaramente, no? Quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici. Tutti siamo in grande difficoltà ed ovviamente dobbiamo riporre nel futuro invece elementi che ci devono far ritrovare l'entusiasmo e la voglia di fare quello che facciamo. I dati dicono che il nostro PIL sarà più lento in ripresa rispetto a quelli degli altri paesi. La Germania è sempre il benchmark di riferimento per tutte le nostre cose, nel bene o nel male, e ci dice che noi forse rallenteremo di un anno addirittura rispetto a loro, no? Lo sviluppo dei dati in termini di produzione industriale. Va bene, questo lo dicono oggi le previsioni, le statistiche. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche, come sempre, e cercare di accorciare questi tempi. Lo dobbiamo a noi stessi, ma lo dobbiamo anche al futuro che dobbiamo consegnare alle generazioni che ci seguono, quelle dei nostri figli, insomma, dei nostri nipoti. Nello specifico, nel settore, noi prevediamo che la richiesta ovviamente di informazioni approfondite gradualmente riprenda a correre, anche perché tra moratorie sospensive nelle strutture finanziarie e disastri economici nei bilanci delle aziende ci sarà bisogno di utilizzare senz'altro elementi di banca dati classica, ma anche approfondimenti tipo quelli che usiamo fare noi. E quindi senz'altro ci sarà bisogno di vedere a fondo l'anima, se mi permetti questo termine, di tutte le realtà economico-patrimoniali finanziarie che andremo ad analizzare. Per questo, ma anche precedentemente alla crisi pandemica, noi pian piano in piccolo ci eravamo organizzati di nostro per sviluppare anche nel perimetro collaterale, diciamo, la nostra attività, delle altre attività, nell'ambito, ad esempio, due specifiche società a noi collegate, nell'ambito delle informazioni, diciamo, che generalmente non trattiamo, quelle più cosiddette industriali online, sempre con uno stile che ci caratterizza, che è quello di mettere in preminenza la risorsa umana che deve approfondire poi le analisi che andiamo a fare, e poi anche nel mondo del recupero dei crediti con un'altra realtà che attiene a questo tipo di settore e anche alla gestione dei cosiddetti NPLs. E questo ovviamente l'avevamo già predisposto prima della crisi, verrà fuori che dovremmo mettere mano a questi aspetti, insomma, non appena le condizioni ce lo permetteranno. Per cui,
un futuro, insomma, che ci vedrà impegnati e orgogliosi di continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, con una stelletta in più, no? Quella che ci state dando voi, per la quale vi ringraziamo ancora. Non so se questa è la parte conclusiva, desidero concludere tornando a dire grazie a te, a Credit News, a tutta la giuria che ci ha dato questo riconoscimento, a tutte le figure, insomma, alle quali ci riferiamo quotidianamente, i nostri collaboratori che ci seguono da 30 anni sono senz'altro un elemento portante, proprio la spina dorsale della nostra azienda, tutti i fornitori e i clienti, alcuni dei quali, come ripeto spesso, ci seguono da prima ancora che ci fossi, insomma, da 30 anni. A riprova, insomma, che l'efficienza e la qualità ti fanno fare qualche rinuncia a volte, ma nel tempo ti lasciano il segno su quello che conta davvero. Grazie. Grazie a te, Cosimo Panareo, di Crediti e Finanza Business Information, e complimenti ancora per il premio. Grazie, cara, grazie. In attesa di festeggiare insieme, comunque. Un'ultima cosa, proprio per questo, allora ti dico che noi simpaticamente non escludiamo il bis, anche perché vogliamo farla questa benedetta festa tutti insieme, insomma, lì a Milano.